non so che aggettivi usare, non so cosa dire, non so niente, raga. Che schifo. Che schifo. Non voglio commentare la partita vergognosa tra Scapoli e Ammoiati, perché veramente, cioè, oggi facevamo a gara a chi faceva peggio. Eccolo, guarda, guarda, guarda. Andanovic. Oggi penso facevamo a gara a chi faceva più schifo, raga. Cioè, veramente, due squadre. Cioè, queste sono quelle che si trovano contente lo scudetto. Noi per primi, eh. Finita adesso, 0-0. Vergognatevi tutti. Vergognatevi tutti. Partita indegna. Indegna, veramente. Cioè, ragazzi, ma. Cioè, sono 4 o 5 partite che non segniamo un gol. Cioè, ragazzi, non segniamo un gol. Uno che sia uno. Cioè, ragazzi, non è possibile veramente. Ma che cosa è successo? Me lo spiegate cosa è successo dal derby in poi? Me lo spiegate che cosa è successo dal derby in poi? Cioè, questo è il derby. Questo che abbiamo visto oggi è il derby. Uno dei più brutti degli ultimi, boh, 15 anni. Cioè, erano più emozionanti i derby quando c'erano in campo Schelotto, Honda, gente del genere, erano più emozionanti. Cioè, questo schifo visto oggi, cioè, se vogliamo chiamare questo schifo di oggi derby della Madonnina, veramente io mi vergogno di aver visto una partita del genere e vi dovete vergognare veramente. Adesso andiamo a parlare della partita, ma cioè, veramente fate, che schifo veramente. Cioè, penso, mi sembra 4 o 5 partite, non ho fatto neanche il post partita contro il Genoa perché ero talmente incazzato che ho detto meglio che non lo faccio. Diciamo che il post partita contro il Genoa è stato lo stesso schifo di oggi, ovvero tu puoi fare qualsiasi cosa, tanto non segnerai mai, non segnerai mai. Oggi, va bene, abbiamo avuto la metà della metà della metà delle occasioni che abbiamo avuto contro il Genoa e ci mancherebbe altro, ma cioè ragazzi. Non è possibile una cosa del genere, cioè non è possibile. E questo, ragazzi, questo qui è quello che io vi dicevo in tempi non sospetti. Che cosa vi dicevo in tempi non sospetti? Che noi non abbiamo fenomeni. Noi abbiamo solamente dei buoni giocatori, ok? E quando tu hai solamente dei buoni giocatori, quando tu devi, cioè, quando tu entri nel momento, finché tu giochi bene, ok, quindi hai un buon gioco, hai delle buone trame, sei in fiducia, cosa succede? Che effettivamente fai delle belle partite, vinci anche con tanti gol di scarto. Tant'è che fino a Natale, raga, eravamo il miglior attacco del campionato. Adesso, cioè, che schifo, cioè. E comunque i giocatori che avevamo erano sempre gli stessi, anzi, non c'avevamo né Gosens e né Caicedo. Che vabbè, Caicedo fino adesso non ha fatto niente. Gosens ha esordito oggi, quindi vabbè. Sinceramente, raga, quando tu, diciamo, per definire il discorso di prima, quando giochi bene, ovviamente nascondi questo fatto, perché bene o male. Se tu sei in fiducia, fai tutte le cose fatte bene e in più giochi un bel gioco, il gol lo trovi per forza di cose, ok? Però a cosa servono i campioni, raga? Servono quando le cose non vanno bene, tipo adesso. Adesso, raga, che cosa succede? Che noi abbiamo un momento di appannamento che sta durando troppo, troppo, raga, perché non è possibile. Cioè, io non capisco cosa sta succedendo a questa squadra, ma tant'è. Quando hai il momento di appannamento, tu hai il campione o i campioni, dipende da quanti ne hai, che ti risolvono la partita, ok? Con un tiro sporco, con una deviazione, con il killer instinct, fatelo come vi pare, però loro ti risolvono il problema, ok? L'anno scorso noi avevamo Lukaku, Hakimi, Eriksen e chi più ne ha più ne metta. Tant'è che l'anno scorso anche Lautaro ha giocato bene tutto l'anno. Lautaro, raga, con Lukaku faceva i disastri, ma più che altro, raga, era Lukaku, ok? Che non metto in dubbio, ragazzi, che se ne sia andato in modo brutto, ma quanto ci avrebbe fatto comodo Lukaku adesso? Cioè, raga, quanti punti persi in meno avremmo avuto con Lukaku in campo? Con Lukaku in campo che magari ti prende a un certo punto, gli prende la cosa sua e comincia a scartare tutti e non lo fermi neanche con le mani.
Non lo fermi neanche se lo prendi e lo tiri giù per... Non ce la fai. Ti tira giù lui prima. Quindi, raga, per carità, Lukaku ha fatto i suoi errori, ma in questo momento un giocatore come Lukaku ci avrebbe fatto no comodo di più. Ragazzi, davanti abbiamo, con tutto il rispetto, Dzeko, che ha 37 anni. Cioè, raga, Dzeko ha 37 anni. Ma che cosa ti vuoi aspettare da un 37enne? Che ti puoi aspettare che ti faccia la differenza? Cioè, ragazzi, Ibrahimovic, che ha 40 anni, è sempre rotto, è sempre rotto. Cioè, è inutile secondo me andare a prendere un giocatore come Dzeko, che per carità è un ottimo giocatore. Oggi non è che gli puoi dire molto perché si impegna, corre, tira, dribbla, fa tutto lui in attacco. Però, ragazzi, non è quel giocatore che ti risolve le partite. Cioè, è un giocatore, un buon giocatore, un ottimo giocatore, ma più di lì non va. No, a noi ragazzi serve il Lukaku, a noi ragazzi serve il Vlahovic, per intenderci. Ragazzi, ragazzi, la Juve, ok, ha un gioco penoso, e questo lo sanno anche gli stessi Juventini, lo dicono, ok? Però vince perché? Vince perché davanti c'hanno un cristone che su due palloni te ne mette dentro tre. Quella è la differenza, ragazzi. Contro l'Empoli, per esempio, la Juve ha vinto 3-2, facendo sempre lo stesso gioco. Qual è la differenza? Che Vlahovic ha fatto doppietta, con due palloni che gli sono arrivati. Cioè, raga, noi quel giocatore lì non ce l'abbiamo. Noi abbiamo, con tutto il rispetto, Dzeko, che ha 37 anni, poraccio, che deve fare più di quello, e Lautaro, che ormai non ne imbrocca una, penso da... c'erano ancora i dinosauri. Cioè, ragazzi, è un problema proprio... è un problema totale. Adesso, oltretutto, oltre al fatto degli attaccanti, ci sta mettendo anche tutto il resto della squadra, perché oggi, raga, abbiamo fatto pena tutti. Tutti abbiamo fatto pena. Dobbiamo ringraziare solamente che il Milan ci ha graziato 2 o 3 volte, perché... Cioè, parliamoci chiaro. Potevano segnarci, eh? Potevamo segnare anche noi, sì, ma se andiamo a fare la conta, probabilmente le occasioni più clamorose ce l'hanno avute loro. Io Maignan non ho visto fargli fare neanche una parata, raga. Voi avete visto qualche parata di Maignan? Io non l'ho vista, poi me sbaglierò io, non lo so. Però, cioè, centrocampo inguardabile, raga. Abbiamo perso certi palloni da capogiro. Barella, io non so che fine abbia fatto Barella. Cioè, è un giocatore inguardabile. Inguardabile, ragazzi. Barella probabilmente, non lo so, gli avranno iniettato dentro, non lo so, dei calmanti. Perché, raga, non... Cioè, non dico... Cioè, l'altro po' non corre neanche più. Cioè, lui correva sempre al doppio, al triplo degli avversari. Adesso non, quasi non corre neanche più. Cioè, ragazzi, non è possibile una cosa del genere. C'è qualche problema di fondo. E non mi venite a parlare della stanchezza, raga. La stanchezza è relativa, perché, raga, ma voglio dire, ma le altre squadre non giocano. Cioè, scusate, la Juve non gioca ogni 2 o 3 giorni pure lei con la... Non ha fatto la Champions pure la Juve. Eppure mi sembra che ha vinto. Soffrendo, ma ha vinto. 3 gol l'ha fatti. Cioè, il Milan fino a... Il Milan comunque sta giocando la Coppa Italia come noi. Cioè, questa settimana, raga, noi non abbiamo avuto nessuna partita infrasettimanale. Quindi di che ci siamo? Quindi, raga, noi abbiamo giocato le stesse partite del Milan. Cioè, io oggi ho visto il Milan che correva il triplo. Non lo so. Poi, per carità, il Milan sta pure lui. Stanno pure loro in un momento brutto, perché non ne ha pure loro, insomma, pareggio con l'Udinese, hanno perso la vetta della classifica. Ma in questo momento, raga, secondo me noi non siamo da scudetto. Noi non siamo da scudetto. Noi nel Milan, in questo momento, raga, il Napoli merita a mani basse il titolo. Perché? Perché il Napoli, bene o male, è rimasto sempre su quell'andamento lì, ok? Il Napoli non ha mai fatto né sfracelli né clamorosi periodi di calma piatta. Il Napoli è sempre rimasto bene o male su quei livelli lì, ok? E il Napoli si è giustamente preso la vetta della classifica, come è giusto che sia. E non mi venite a parlare, abbiamo la partita da recuperare. Raga, la partita, se giochiamo in questo modo, noi capace che la perdiamo pure la partita da recuperare. Quindi, raga, sinceramente, non vi fissate sulla partita da recuperare, perché quella lì, raga, va vinta come tutte le altre, ok? È una questione, cioè, avete visto oggi che schifo che abbiamo fatto? Ma avete visto oggi lo schifo? Lasciate perdere che comunque erano due squadre in totale difficoltà. Ma noi, ragazzi, cioè, noi che siamo tecnicamente superiori al Milan anche come singoli, fondamentalmente, no? Perché oggi in campo, ragazzi, c'erano a centrocampo Bennasser e Kessié. Noi avevamo Brozovic, Barella, Calhanoglu, che, insomma, se li andiamo a prendere singolarmente,
Io penso che siano anche più forti. Non sono, ripeto, non sono dei fenomeni. Non è che dici stiamo parlando di Ronaldo e Messi, anche perché se avessimo avuto Ronaldo e Messi a questo punto l'avremmo vinta 4-0 sta partita. Però, voglio dire, non è. Cioè, avete visto, cioè, il centrocampo nostro è stato inguardabile, raga. Brozovic è il lontano parente del Brozovic visto fino a Natale. Çalhanoğlu, raga, una partita di da schifo. Tutti i passaggi sbagliati, tutti, raga. Forse sono di più quelli che ha sbagliato che quelli che ha azzeccato. Oggi male pure Perisic, raga. Male pure Perisic. Non mi è piaciuto. Non mi è piaciuto, ma non mi è piaciuto nessuno, raga. Nessuno. L'unico che salvo è Skriniar perché ha fatto una partita, una buona partita. Per il resto, raga, sono tutti da buttare. Tutti da buttare. Io non lo so cosa è successo. Se. Io non penso sia una questione di stanchezza, raga, secondo me è una questione mentale. Non ci siamo con questa, perché quando vai a sbagliare certi passaggi e certe scelte, raga, io sto vedendo delle cose assurde, tipo che noi lanciamo la palla in avanti, roba che noi non facevamo mai. Ragazzi, ma quando mai noi abbiamo. Fino a Natale, voi avete visto mai l'Inter che buttava la palla in avanti per disperazione? Cioè, l'Inter giocava sempre. Noi giocavamo sempre da dietro, costruendo, facendo. Quando mai, ragazzi, abbiamo buttato la palla in avanti così alla disperazione? Vuol dire che non siamo tranquilli. Ma io più di qualche volta ho pure visto gente ferma, ferma in campo, raga, ferma. Cioè, gente che durante le riviste laterali tutti fermi così ad aspettare il pallone. Ma cosa state fermi? Non si muovono, raga. Non si muovono. Non è una questione di stanchezza, è una questione di mentalità. Non ci siamo con la testa. Non ci siamo con la testa. Dal derby noi siamo scomparsi mentalmente. È una questione mentale. È una questione mentale. Anche il fatto che non segniamo è una questione mentale. Perché, ragazzi, se gli stessi identici giocatori fino a Natale erano l'attacco più prolifico del campionato, non è possibile che da un giorno all'altro questi quasi decidono di non segnare più. È un problema mentale. Perché se tu hai, boh, 7-8 occasioni da gol in una partita, ok? Non parlo di oggi, parlo in generale, attenzione, perché oggi 7-8 occasioni non ce l'abbiamo avute, però. 7-8 occasioni durante la partita. È impensabile che tu non mi fai almeno 2-3 gol. Su 7-8 occasioni clamorose, tu non mi fai almeno 2-3 gol. Cioè, e fare 2-3 gol con 8 occasioni clamorose è pure poco. È pure poco. Con 7-8 occasioni da gol me ne dovresti fare almeno 5-6. Cioè, se tu sei una squadra che ha le palle, tu con 3 occasioni le butti dentro 2. Se non tutte e 3, ma non pretendo tutte e 3, perché magari il miracolo del portiere è una traversa, un palo, ci può stare. Ok, però io dico su 4 occasioni, 3-4 occasioni, 2 me le devi buttare dentro. 2 me le devi buttare dentro. Abbiamo visto, raga, contro il Liverpool che cosa è successo, no? Il Liverpool ci ha fatto 2 tiri in porta e le ha messi tutte e 2 dentro. Tutte e 2. Noi abbiamo fatti, non lo so, noi abbiamo fatto una partita bellissima, viva l'occasione, una traversa, e qua però non l'abbiamo buttata dentro. Preferisco fare 2 tiri a partita e fare 2 gol piuttosto che farne 20 e farne 0. Perché i gol contano, non i tiri in porta. Ok? Che tu mi fai 20 tiri in porta e poi non la butti dentro una volta, non è una questione di stanchezza, è una questione mentale, non ci sei mentalmente. Le seconde palle, raga, noi non ci arrivavamo sulle seconde palle. Non è solamente stanchezza questa, raga, perché se tu stai davanti alla porta e non segni, non è una questione, sono stanco, stai davanti alla porta e devi segnare. Non ci sei mentalmente, non hai quella voglia di spaccare la porta, di segnare, non ce l'hai. Non ce l'hai, sei crollato completamente mentalmente. Tutti, raga, tutti. Perché non è una questione è Lautaro. Perché, raga, oggi hanno fatto schifo tutti. Solo Skriniar ha giocato bene. Gli altri, pena, tutti quanti. Pena, tutti quanti, dalla difesa all'attacco. Non è Lautaro, ok? Perché se fosse solo Lautaro, raga, noi comunque le partite le vincevamo almeno 1-0, 2-1, le vincevamo. Ma noi sono 4-5 partite che non facciamo neanche un gol. E non può essere colpa solo di Lautaro se non segniamo manco un gol. I centrocampisti, che prima segnavano sempre, Brozovic, Çalhanoğlu, Barella, dove sono finiti? Sono spariti anche i centrocampisti, ragazzi. Non esistono solo gli attaccanti. Gli attaccanti, certo, devono segnare, quello è logico. Ma nel momento in cui non ti segnano gli attaccanti perché magari hanno un momento no, e tu devi avere comunque qualcun altro, che la riserva, no? Devi avere, cioè, nel Real Madrid per dire, mo non è che sto paragonando l'Inter al Real Madrid, ci mancherebbe, ma nel Real Madrid se non segna Benzema, se non segna Vinicius, se non segna Asensio, ragazzi, hanno Kroos, Modric, Casemiro, ok? Che comunque segnano, mettono una toppa. Noi prima lo facevamo questo perché Brozovic, Çalhanoğlu, Barella, quante partite ci hanno fatto vincere grazie a gol loro? Dove sono finiti? Dove sono finiti anche loro?
La difesa, raga, prende acqua da tutte le parti. Dove è finita la difesa granitica? Dove? Non lo so. Non so cosa pensare, raga, non so cosa pensare. Non è questione neanche di reset, perché ormai cioè, sono già 4-5 partite che non ci siamo dal derby, raga, che non ci siamo più mentalmente. Non ci siamo più mentalmente. È una questione mentale, 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 però cioè non ci siamo di con la capoccia. Niente, raga, io spero comunque che questo video vi sia piaciuto. Iscrivetevi al canale, mi raccomando, con la campanellina. Mi piace qua sotto, fatemi sapere che ne pensate. Boh. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao.